Da ingresso il Presidente della Repubblica. La crisi economica di questi anni ha segnato la nostra convivenza, particolarmente nel Meridione, e ha creato problemi anche agli Atenei, in tutta Italia, particolarmente nel Meridione, naturalmente. E quindi è bene anche indicarne con chiarezza carenze, lacune, esigenze per poter affrontare, per poter risolvere, ovviare alle prime e soddisfare le esigenze che vi sono. È bene sempre, credo, mantenere attenzione anche sull'altro versante, quello dei risultati conseguiti, quello di quel che rappresenta questo Ateneo. Il nostro paese complessivamente e il suo meridione, che ne è una componente essenziale e decisiva per la ripresa, il progresso e la crescita, ha una quantità di energie che qui vediamo in questo territorio, come in tutto il meridione, ma anche in tanti territori del settentrione del nostro paese, manifestato dai tanti giovani che sono preparati, hanno studiato e non trovano lavoro e occupazione. E il nostro paese ha bisogno, particolarmente in queste zone, di catalizzatori per suscitare sbocchi, esiti positivi a questa ricchezza umana che vi è all'interno. Uno di questi catalizzatori è l'università, è la cultura che può, da cui deriva non soltanto la spinta, la preparazione, le capacità, l'affinamento delle attitudini per impegnarsi nella vita sociale, deriva anche una grande concezione rigorosa di legalità, che è quella che dalla cultura deriva, e deriva anche la possibilità di immaginare, progettare, suggerire indicazioni di comportamento anche generali alle istituzioni.